un quadro a tinte fosche, un abisso dal quale bisogna risalire. La tratta di esseri umani è una piaga che sembra impossibile da rimarginare, un fenomeno che cresce a causa dell'aggravarsi dei conflitti e della diseguaglianza sociale. Non si può restare indifferenti, lo ha più volte ribadito Papa Francesco, che ha chiesto leggi appropriate per contrastare questo crimine gravissimo. Caritas Internationalis, in prima fila nella lotta alla tratta, ha promosso una conferenza ad Abuja, in Nigeria, insieme al Pontificio Consiglio per la Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. L'Africa è terra di partenza e da qui si fugge in cerca di una vita migliore. Solo nel 2015 si calcola siano stati nel mondo 60 milioni le persone rifugiate o costrette a lasciare le loro case. Uomini, donne e bambini caduti facilmente nella rete degli sfruttatori. È importante un cambio di passo per il cardinale Luis Antonio Tagle, presidente di Caritas Internationalis. I think that one big contribution of Caritas. Ritengo che un grande contributo di Caritas in qualità di braccio sociale della Chiesa sia quello di rimettere al centro il messaggio del Vangelo sulla dignità della persona umana. Perché, in ultima analisi, la povertà non provoca il traffico degli esseri umani. Le guerre non ne sono la vera causa. Queste condizioni rendono vulnerabili le persone, ma la vera causa del traffico è il disprezzo della dignità della persona umana. E quindi la mia domanda è la seguente: dov'è l'umanità? Dov'è l'umanità dei trafficanti? Nei più vulnerabili vedono ancora esseri umani? Do they see a human person in the most vulnerable? How could you, if you are human? La tratta di esseri umani è una delle attività che più fruttano al mondo, fattura circa 32 milioni di dollari l'anno, secondo stime dell'ONU e dell'Organizzazione Internazionale per il Lavoro. È il terzo business più redditizio dopo quello delle armi e della droga. La Chiesa non si ferma dinanzi ai numeri, ma cerca di aiutare ogni singola persona. Ritengo che la Caritas, oltre ai tanti programmi in cui è impegnata, dovrebbe lavorare e collaborare su questo principio, la dignità di ogni figlio di Dio. E noi, rispettando ciascuno di loro, e soprattutto i più vulnerabili, rispettiamo noi stessi e offriamo speranza in un contesto di disperazione, in cui facciamo spazio all'umanità, alla compassione e all'amore. Contrastare la cultura dell'indifferenza e promuovere buone pratiche è la via indicata dalla Caritas insieme agli altri attori intervenuti alla conferenza di Abuja, ma è la comunità internazionale che deve fare di più in ambito legislativo per tutelare i più deboli. What I'll take home is the signs of hope. Quello che riporto con me è un senso di speranza. In tante persone c'è bontà, si preoccupano di quanto avviene e non sono semplicemente allarmate dal punto di vista emotivo o affettivo, ma si danno da fare e per me questa è una spinta motivante. Sì, il fenomeno è immenso, troppo vasto per essere affrontato da individui o organizzazioni da soli. Qui abbiamo trovato amici e collaboratori e per me questo è già un grande dono da portare a casa. And for me, that's already one great gift to take home.